Ciao Volpi, benvenuti in questo nuovissimo video. Ragazzi miei, come state? Spero bene. Lasciatemi un commentino qua sotto per dirmi come state vivendo un po' quest'estate che sta per iniziare. Io vi lascio al video di oggi, buona visione, nient'altro da dire, andiamo. Io ogni tanto mi voglio male, ok? E voglio bene in realtà a voi, perché so che quando io guardo questi video e impazzisco, voi vi divertite. Siamo tornati, signori, con le compilation degli insetti iper mega pericolosi, perché Famiglia Suricata ne ha fatto uscire da poco una. Non so perché fanno uscire ogni volta i video degli insetti d'estate, raga, non riesco a spiegarmela questa cosa. Sta di fatto che in mezzo a questo, ovviamente, c'è il video che vi farò appunto vedere, l'immagine anche che vi farò vedere della copertina. E ragazzi, c'è anche un video, quindi niente clickbait, niente cose strane. Andiamo a vedere questo video di Famiglia Suricata intanto e poi vediamo di capire com'è la situazione. Buongiorno e benvenuti a tutti. Salve. Praticamente tutti avrebbero paura di essere faccia a faccia con un leone, no? Sì, direi, nel senso, non è... Oppure cadere nell'acqua dove si trova uno squalo. Beh, nessuna delle due vorrei fare io, sinceramente. Sì, è una cosa che non desideriamo per niente. Aver paura di questi animali è normale, ma... Io mi metterò a piangere durante questo video. Cioè, ma come fai a fare una... Hai paura degli insetti? No, figurati! Voi lo sapete che ho paura degli insetti. Sia Famiglia Suricata che Gufo Saggio lo sa. E fate sti video apposta, perché sapete che reagisco. Volete mettere, ragazzi? Io non mi voglio credere famoso o robe del genere, ma secondo voi, no? In un anno e mezzo che faccio delle action, voi mi volete dire che chi gestisce Gufo Saggio e Famiglia Suricata non sa che io ho paura degli insetti? Andiamo, ragazzi, dai! In realtà quasi nessuno ha paura vedendo una zanzara o una... No, ma c'è, io sì! Formica. Io sì! Eppure nel video di oggi stai per scoprire che alcuni insetti piccolissimi possono essere più pericolosi rispetto... Non c'è bisogno che lo scopro, perché già ne conosco tantissimi, visto che di sti video ce ne sono 6 milioni. Ma va bene, va bene! Poi feroci animali selvatici. Vai, vai! Quindi ecco i 10 insetti più pericolosi del mondo. Sì, sempre più pericolosi. Ogni anno ce ne sono 10 più pericolosi. E i 10 dell'anno prima dove sono finiti? Scusa! Fammi ascoltare la sigla che almeno mi tranquillizzo. Ecco, almeno ha messo la sigla buona. Grazie, grazie. Allucinante, ragazzi. Allucinante, secondo me. Vai. Sai, il mondo animale è vasto e contiene un'ampia varietà di specie. Giusto. Animali, comprese quella di Xiao, i grandi e forti, ma anche animali piccoli e pericolosi. Vero. Allora, ecco, senza perdere... Cos'è sta roba, ragazzi? Dai. Cos'è, una zanzara che è uscita dall'inferno? Chi l'ha partorita? Il diavolo, sta cosa? Stiamo per iniziare con la mosca tsetse, che è l'insetto che ha la puntura più letale di tutti. È una mosca? Questa mosca proviene dall'Africa e come altri insetti si nutre... Mai vista una roba... ...di sangue. Ovviamente. Quando pungono, queste mosche iniettano una tossina molto potente che ha il potere di far cadere le... Cioè, ragazzi, questo sarebbe il suo pungiglione? Cioè, una siringa? ...vittima in un sonno profondo. Se ti fai... Come... Cioè, se mi morde mi addormento? Pungere da questa mosca ti sentirai subito molto debole e assonnato. E qualche giorno dopo avrai una febbre molto alta, stanchezza, tremori, Madonna, dolori, Madonna! E convulsioni forti, fino al momento in cui ti addormenti per non svegliarti più. Ah, ti ammazza? Questa malattia trasmessa dalla mosca tsetse è anche nota con il nome di malattia del sonno. Cioè, ti uccide se ti morde. Solo in Africa questa malattia uccide ogni anno più di 500.000 persone. Ok, cose da fare prima di morire: non andare in Africa assolutamente, perché sennò muori. Questa mosca letale è piccolissima. Ah, pure, quindi manco... Misura circa 1,3 cm ed è appunto la sua piccola dimensione rispetto alla sua tossina potente. C'ha un sedere gigantesco a renderla uno degli insetti più pericolosi del mondo. Madonna, raga, secondo me farà malissimo quando ti morde. L'amblioma americanum. Che è una zecca? Si parla molto poco di questo amblioma, ma si sa che è letale e bisogna imperativamente evitarlo. E come fai ad evitarlo se probabilmente... In genere questa specie... Ma è minuscolo, sembra, non lo so, un bottone. L'insetti vive in regioni rurali, dove ci sono bestiame, cavalli e altri animali dello stesso genere. Cavalli qua non ne ho, bestiame neanche oltre a me, quindi non credo ce ne siano. Grazie universo, meno male. È per questo motivo che questo insetto porta... Ah, principalmente i cavalli. ...il nome di zecca del cavallo. La puntura di questa zecca può trasmettere una malattia famosa come febbre bottonosa. Madonna. Un'infezione così virulenta che preoccupa le persone e le autorità. Inizialmente Mai. Questa malattia provoca una febbre altissima, okay. Talmente alta che la vittima può finire per morirne.
Cosa? Ad esempio, in Brasile ogni anno centinaia di persone muoiono a causa di questa zecca. Cioè, ma tu ti rendi conto sta cosa? Che è letteralmente meno di cioè più piccola di un dito, che ti può uccidere se ti morde. Cioè, qua ragazzi, vedete che siamo veramente ad un livello allucinante. Quando una persona è infettata non riesce a guarire. Ci sono già state città dove il 100% dei pazienti che sono stati punti sono morti. 100%. Ovviamente c'è un antidoto, ma occorre che la persona lo prenda subito. Certo, giustamente uno magari in campeggio si fa mordere da un mostro del genere, dove lo trovi in antidoto? Nei distributori? Il Torsalo Dermatobia hominis è una mosca che poi c'hanno pure, cioè capito, i nomi già in sé, i nomi ti mettono paura quando li senti, fanno paura i nomi. Che porta una larva che entra nel corpo della vittima. Questo parassita si inserisce nella pelle dei mammiferi, ma anche in quella degli esseri umani. Che schifo. Quando viene iniettato, questo parassita cresce e si nutre della carne della vittima. Queste larve che entrano negli esseri umani sono anche... Cioè guarda, c'è tipo tutti gli artigli. ...che note con il nome di berne. E il processo per togliere questo verme è molto doloroso e disgustoso. Quando questa mosca inietta le sue uova e crescono, ciò provoca... Madonna, è la fine, è la fine! ...provoca un'infezione che si chiama miasi e lascia il corpo della persona pieno di insetti. Cosa? Lo sapevi? Avrai già visto qualche immagine di ciò su internet. Se ciò non viene curato... Cioè mi stai dicendo che se sta roba praticamente ti entra dentro... Il tuo corpo diventa tutto pieno di insetti? Il soggetto infettato può morire, o al minimo la parte del suo corpo che è stata punta rimarrà... Deve essere tipo... ...completamente marcia. Esisto... Non ci posso credere. Sono due tipi di miasi, quella che attacca la pelle e quella che se la prende con il naso. No, no, povero naso, quest'ultimo no. Caso succede soprattutto a quelli che soffrono di rinite e in quelli che l'insetto riesce ad inserirsi all'interno del naso. Che schifo, ragazzi, è orribile, naso. Giuro. Nonostante il fatto che questo... Questo lo conosciamo. E vediamo se qualcuno di voi se lo ricorda. Scrivetelo nei commenti. Questo l'abbiamo visto tipo in un altro video. Forse di gufo saggio. Un piccolo bruco carino con peli. Non sì, ti fidare sì. E soprattutto... Carinissimo, e se lo tocchi alla fine sei morto. Appunto, sono quei piccoli peli che rendono questo insetto molto tossico. Sono collegati a molte ghiandole velenose e sono talmente fini che toccando il bruco penetrano facilmente nella pelle. Capito? Come spine appuntite. E quando questo pelo è all'interno della pelle è... Arrivederci, caro! In modo molto semplice, il veleno penetra nel corpo e in qualche secondo la vittima può iniziare ad avere nausee, forti dolori al petto, a vomitare e persino a provare convulsioni. Madonna, mai ragazzi, mai! Queste sensazioni spiacevoli possono durare fino a 12 ore. Che schifo! Nella maggior parte dei casi non si può fare nulla. Ah, cioè quindi devi stare lì a soffrire con il gruppo, con il bruco che gode. Bisogna soltanto aspettare che il tempo passi. Bello! Solo che durante questo lungo periodo di 12 ore la tossina può aggravarsi e provocare un problema respiratorio che costringe a consultare. Cioè voi vi rendete conto, ragazzi, cosa significa, cioè, avere dolore lancinante per 12 ore? Cioè mezza giornata. Stare velocemente un medico. Ecco perché ti do un consiglio. Se per un motivo qualunque tocchi a un insetto del genere, o non so, ti sei fatto pungere da un insetto pericoloso, vai all'ospedale provando a portare con... No, 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 ma figurati. Io pensavo a, riprendermi, farci un video. Ragazzi, eccomi qui. Sto per morire, volevo farvelo vedere. Ma vi pare? Certo che me ne vado all'ospedale! Eliminato. È palese che, nel caso di questo bruco, non puoi prenderlo con le mani, ma puoi trasportarlo in un vasetto. Ah, aspetta, praticamente lui mi sta dicendo che se tipo io vengo punto da una roba del genere, cioè non solo io sto morendo dal dolore, ma devo prendere un vasetto per mettergli dentro il bruco e portarlo all'ospedale. Tutti lo faranno sicuramente, tutti. Cioè io se una roba del genere mi morde o scappo gli do fuoco con un accendino proprio, con il deodorante, faccio una molotov, gli butto addosso. Infatti è importante che il medico veda l'insetto, ciò gli consente di sapere quale tossina ti abbia infettato e in questo modo per lui sarà più semplice curarti. Ho capito, ma chi ci pensa a fare una cosa del genere? Ma poi c'hai i capelli, sto coso. Prima di proseguire il video, sai cosa succede alle persone che vengono punte dalla mosca tsetse? Si tratta... No. ...di opzione A, si addormentano. B. Ah, sì. Si grattano. Oppure C, svengono. Vediamo se siete stati attenti nel video. Cosa succede se la mosca tsetse vi punge? Scrivetelo nei commenti. Vi vedo, eh. Esatta nei commenti. La risposta più tardi alla fine del video. Il ragno vedova nera può essere trovato ovunque nel mondo.
Solo in Australia, a casa mia questi mostri non entrano. Eccezione dell'Antartide, porta quel nome perché... Ok, so dove trasferirmi allora. Le femmine hanno l'abitudine di uccidere e divorare il maschio dopo l'accoppiamento. Hai capito, no? Capito che mostro. Diventando così una vedova. Questi ragni... Ah, ecco perché si chiama vedova nera. Non pensavo. Hanno l'abitudine di nascondersi all'interno di vecchi pneumatici, lattine vuote e persino nelle scarpe. Allora, le mie scarpe sono tutte nuove, lattine le butto tutte, macchine non ne ho, quindi non ho pneumatici, sono salvo. E vai! Sono ultra velenose, ma non sono aggressive. No! Pungono solo quando si sentono minacciate. Ecco, quindi se le prendi in mano... Invece, quando pungono, la vittima soffre in modo atroce, talmente il veleno è potente. Bello. Al momento della puntura, il dolore è molto lieve, somiglia a una puntura di zanzara. Allora, io mi farei pungere da una roba del genere solo se... Vengo a proprio al 100% assicurato, se mi assicurano solo al 100% che io divento Spider-Man. In quel caso probabilmente supererei la mia paura dei ragni, ve lo giuro ragazzi. Il problema subentra dopo, quando il veleno inizia a disperdersi nel corpo. In un quarto d'ora inizia ad alterare il sistema nervoso e scatena dolori forti, crampi e spasmi. Man mano che il veleno si disperde, le ore successive sono anche peggiori. La vittima può persino ritrovarsi in parte paralizzata. Il battito cardiaco diminuisce, il dolore aumenta e molti dicono di avere persino allucinazioni. Hai capito? Vedi i mostri! Se la vittima è incinta, è molto probabile che inizierà subito la preparazione al parto. Cosa? Ma come il veleno può costringere un bebè a venire fuori? Sì, talmente è potente. Tuttavia, se viene iniettato ad adulti sani, la vittima non morirà, ma soffrirà molto, cosa che non vale nel caso dei bambini, per cioè, se un bambino... i quali questo veleno è letale. Cioè, quindi se un bambino viene punto, arrivederci? L'insetto barbiere è anche famoso come l'insetto del bacio. Mi fai i capelli? Che ha l'abitudine di pungere la guancia dell'essere umano mentre quest'ultimo dorme. No! Perché me l'hai detto? Perché me l'hai detto? Quelle dei neonati e dei bambini. Ah, ok, a posto. Trasmette un parassita che si chiama Trypanosoma cruzi, che provoca la famosa malattia di Chagas. Questa malattia è trasmessa dalle feci dell'insetto. Che schifo! Il barbiere... Cioè ti caga in faccia? Che repunge e poi evacua le sue feci sulla pelle. Siccome la persona sta dormendo, ha il riflesso di grattarsi, facendo penetrare in tal modo le feci all'interno della puntura. È proprio in quel momento che il parassita entra in azione e si stabilisce nel corpo. No. La malattia di Chagas è molto pericolosa perché provoca un gonfiore nel fegato e genera una febbre alta. Che solo schifo. Che questa prima febbre è curata in qualche giorno e la persona non si rende conto di essere infettata. E che pensa che è tutto a posto. Mentre il parassita è già bello e stabilito nell'organismo. Mannaggia. Ecco perché succede spesso che la vittima scopre di essere infettata solo alcuni anni dopo, quando... Cosa anni? La malattia è già in una fase avanzata e grave. Cioè quindi mi stai dicendo che io e chi sta guardando questo video potrebbe essere già stato punto da una roba del genere e non lo sappiamo ancora? Oh mio Dio! Infatti, quando la malattia guadagna terreno, raggiunge il cuore, l'intestino e l'esofago, causandoci edemi. Vabbè ragazzi, è stato bello. Non viene individuata abbastanza presto e in molti casi può persino finire nel diventare letale. Si valuta che sul continente americano, laddove è più diffusa, circa 20 milioni di persone abbiano la malattia di Chagas e circa 14.000 ne muoiano all'anno. Cosa? Abbiamo lasciato la zanzara per ultima perché è proprio l'insetto più pericoloso di tutti. E io lo so perché, essendo un insetto che prende il sangue da uno, poi lo morde e porta da un altro, se morde uno che è malato e poi morde a voi, la malattia automaticamente ce l'avete anche voi. Nessuno ha paura vedendo una zanzara e... Ma io in realtà sì, mi fanno schifo. Eppure si dovrebbe essere almeno preoccupati nel volerla uccidere. Ah! Hai già visto la quantità di zanzare che ci sono ovunque? Direi. Nella maggior parte dei casi sono piene di malattie. Ed è esattamente per questo motivo che vengono considerate come gli insetti più pericolosi del mondo. Eh certo, perché possono portare le malattie di qualsiasi cosa. Provocano, cioè, circa 1 milione di morti ogni anno. Che fortuna che ci abbiamo, ragazzi. Perché esistono numerose specie di zanzare e ognuna trasmette una malattia. E una delle più mortali è quella famosa con il nome di malaria. Una malattia talmente pericolosa che è responsabile della morte di milioni di persone. Esatto. E questa è quella più nota e famosa tra tutte. Per tornare alla malaria, per farti avere un'idea, l'Organizzazione Mondiale della Sanità valuta che ogni 30 secondi un bambino muore a causa di questa malattia. Cosa? Ogni anno sono oltre 500 milioni i casi di persone che vengono individuate come vittime, ma come...
cioè ogni 30 secondi. E l'abbiamo già detto, non c'è soltanto questa malattia. Purtroppo ce ne sono altre, come la febbre dengue, la febbre gialla, l'encefalite, il virus del Nilo occidentale, eccetera. Ecco perché la zanzara alla quale non diamo nessuna importanza... Ma tu non gli dai nessuna importanza, io mi faccio la cacca addosso dalla paura! Censura cacca, Angelo. Deve essere presa sul serio. Qui, anche a casa, una zanzara, qualunque essa sia, vola e ci mette in pericolo. Stiamo continuamente a provare a liberarcene, polverizzando bacon con una paletta oppure grazie alla luce blu. E ma io in realtà le prendo ammazzate. Liberarcene perché la nostra vita è preziosa e non vogliamo che un insetto ce la tolga. Soprattutto uno del genere. Erano i 10 insetti più pericolosi del mondo. Ma quello non è un insetto. Condividi con noi il tuo sentimento nei commenti. Detto ciò, quando si viene punti da una mosca zezzè, solitamente ci si addormenta. Ragazzi, spero abbiate indovinato, eh. Andiamo adesso al motivo per cui avete cliccato questo video. Allora, io vi ho avvertiti, non so se siete pronti a quello che state per vedere. Sono fatti vostri, voi avete scelto di cliccare questo video. Ragazzi, dura veramente pochissimo, ma questa ragazza ha un ragno dentro il suo orecchio. E non sto scherzando, guardate qui la zampetta, guardate. E la cosa assurda, lo sapete qual è? Che la tipa praticamente fa per togliersi, per scansarsi, e il ragno le cade dall'orecchio. E questo era il mostro che aveva, ragazzi, dentro l'orecchio. Attenzione però, perché non si sa se questa foto è clickbait, ma l'ho trovata su un sito di medicina. Un ragazzo è stato morso da un ragno e i segni che vedete praticamente qui, infatti anche i dottori poi gli hanno fatto i vari segni con i pennarelli, dicono che praticamente il ragno da dentro la pelle ha praticamente scalato la pelle come se fosse una specie di montagna, è salito fino a qui per poi appunto quando gli hanno fatto l'incisione per toglierglielo. Ragazzi, io sono veramente scioccato. Siete mai stati punti da un insetto pericoloso? Spero di no per voi e vi auguro di non essere mai punti da nessun insetto. Io vi saluto, ci vediamo alla prossima. Che schifo i ragni. Ciao.